Benvenuti ad una nuova puntata di Conoscere i funghi e oggi la puntata è assolutamente da seguire perché il fungo che ha in mano Fabio mi diceva è facile scambiarlo. Sì, è un fungo che proprio per il fatto che compare a gruppi, a cespi come numerosi come questo, molti lo scambiano anche per chiodino, quindi qualcuno lo raccoglie e poi consumandolo si accorge che in realtà un chiodino non è. Si chiama questo fungo fogliota squarrosa. Il genere fogliota comprende in genere tutti i funghi che sono ricoperti di squame e squarrosa sta a evidenziare ancora di più il nome perché questo è particolarmente coperto di squame. Vediamo che le squame sono non solo sul capello, sono irte, quasi appuntite, ma anche su tutta la lunghezza del gambo ci sono squame. Ecco, questa fogliota squarrosa cresce sul legno di latifoglie, quindi è facile trovarlo sui ceppi e non solo di latifoglie, anche nei boschi di conifere di montagna si può trovare questo fungo e sugli stessi ceppi è possibile trovare anche i chiodini e quindi è facile anche per l'aspetto così cespitoso, crescita lignicola e anche questi fiocchi che ci sono sulla superficie così, è facile confonderli. Entrambi infatti hanno, entrambe le specie hanno poi sul gambo un residuo di anello che è più o meno visibile. In questo caso il gruppo è ancora giovane e la membrana che chiude il margine del cappello al gambo non si è ancora lacerata e quindi non ha ancora formato l'anellino, però anche questi avranno un loro anellino e quindi tutto lascia pensare che si tratti di chiodini. In realtà di chiodini non si tratta perché questo fungo ha sicuramente delle differenze sia nel colore, che ha un fondo molto più giallastro, nel colore della carne che dentro è gialla. Qui si vede bene, i chiodini non hanno mai la carne gialla dentro, hanno sempre la carne color legno pallido, quindi un po' appena appena nocciola, bruno legno chiaro, ma non mai gialla, un giallo limone come in questo caso qua. E tra l'altro questa specie è una specie che se consumata dà delle intossicazioni gastrointestinali, quindi è sicuramente una specie da conoscere e da non consumare. Qui vediamo che alcuni esemplari sul cappello sono stati mangiati dalle lumache e abbiamo già detto che le lumache possono mangiare dei funghi, anche per noi sono velenosi pur rimanendo indenni. Ecco, a questo proposito Fabio ci ha scritto un nostro assiduo telespettatore, ma più che altro una persona che ci guarda molto spesso dalla rete, ponendo una domanda interessante. Lui è un grosso consumatore di lumache e quindi vuol sapere se corre rischi a mangiare lumache che di fatto hanno mangiato funghi non commestibili per l'uomo. Allora, sicuramente è una domanda interessante. Perché? Perché effettivamente una lumaca che si è nutrita di un fungo velenoso per un certo numero di ore, questo veleno che lei ha ingerito, anche se a lei non fa effetto, è comunque nel suo intestino e quindi sicuramente se viene consumata può dare dei disturbi. Ovviamente bisognerebbe consumarne in grande quantità, magari la quantità contenuta in lumaca è minima, ma proprio non a caso chi consuma le lumache sa anche che una volta raccolte in ambiente le lumache vanno tenute a spurgare. E la pratica di spurgatura delle lumache serve proprio per far eliminare alle lumache quelle parti tossiche, non solo di funghi ma anche di erbe che per noi potrebbero essere tossiche, che se vengono eliminate non danno più disturbi. Perfetto, noi ci rivediamo naturalmente nella prossima puntata di Conoscere i funghi con un'altra specie interessante e se vorrete anche con risposte alle vostre domande.